Bene, a me l'onere e l'onore di aprire questi interventi e parto da un ringraziamento sentito da parte della provincia di Varese, di tutti i nostri militanti, a Matteo Salvini per l'impegno profuso in questa ultima campagna elettorale per i risultati ottenuti. Matteo ci ha dato veramente un grande entusiasmo per continuare a portare avanti le nostre battaglie. Ecco, questo che è un congresso dove ovviamente come tutti i congressi bisogna cercare di portare quelle che sono alcune proposte, talvolta anche con uno spirito critico ma sempre costruttivo. Io volevo un attimo riallacciarmi al ragionamento fatti all'ultimo congresso federale di dicembre, dove la provincia di Varese chiese di inserire delle regole scritte all'interno del nostro movimento che prevedessero 5 punti, la generale incandidabilità e ineleggibilità dopo 2 mandati consecutivi nello stesso ruolo come per i sindaci, la necessità che quadri dirigenti, in generale esponenti del movimento, percorrano una sorta di cursus honorum, così da evitare di collocare in posizioni di responsabilità politico-amministrativa gente improvvisata e priva di esperienza, candidati a qualunque posizione o ruolo che devono essere tassativamente emersi da assemblee di militanti, e le nomine di natura politica e retribuiti in enti e società devono essere rese pubbliche e, signori, versamenti volontari liberali al nostro movimento. Noi stiamo annaspando, le segreterie provinciali hanno su conti correnti 0 euro. Abbiamo bisogno di coloro che sono stati nominati, grazie anche alla Lega, che contribuiscano per la vita del movimento sul territorio. Ecco, sul fronte esterno ovviamente noi stiamo vivendo un momento di trasformazione politica assolutamente importante, dove lo Stato nazionale vive un momento di crisi importantissima, fortuna nostra, e anche l'Unione Europea ha una crisi di popolarità importante. La nostra militanza credo che comprenda il tatticismo necessario di costruire un centrodestra con una Lega protagonista e non vedo scandaloso sedersi al tavolo per ragionare con chi non la pensa esattamente come noi. Dobbiamo però dare una linea politica chiara e coerente per poter raggiungere il nostro obiettivo finale, che per quanto mi riguarda è l'Europa dei popoli e il superamento degli stati nazionali ottocenteschi, vetusti, inutili e costosi, principalmente ovviamente l'Italia. Tuttavia credo che bisogna fare chiarezza alle domande che si pongono i nostri militanti, soprattutto sulle prospettive autonomiste e indipendentiste. Ancora la Lega Nord ha prospettive autonomiste e indipendentiste o ha sudato un allargamento a sud? La prospettiva del macro regionale del professor Miglio in chiave europea e quindi un'Europa delle regioni è una priorità, sì o no? I temi liberali sono ancora dei nostri interessi. Io vengo da una provincia dove piccole e medie imprese sono sempre state l'ossatura del mondo economico e produttivo e chiedono risposte da parte della Lega. È preferibile, da ultimo, immaginare un'uscita dall'euro, un euro a due velocità, rimanendo obiettivo essenziale la permanenza del territorio dei popoli padano-alpini nell'ambito geopolitico identificabile con la Mitteleuropa, indipendentemente dalle sorti dell'area mediterranea. Io credo che queste siano domande a cui bisogna dare una risposta chiara per ricostruire necessariamente una matrice ideologica, per ricostruire un grande sogno che è quello di cui il nostro movimento ha bisogno. Però permettetemi una battuta e concludo, battuta assolutamente personale e riassuntiva. Credo che se si debba combattere e cadendo, magari combattendo per la nostra autonomia, io credo che se l'obiettivo non può essere quello immediato dell'indipendenza della Padania, non svendiamoci al meridione, perché è meglio. Credo che sia meglio morire tedeschi piuttosto che essere governati e morire da napoletani piuttosto che da calabresi. Grazie.